territorio non ci credono. Credono che siano una, che sia una balla. Non è possibile, state facendo una, un'invenzione politica per screditare gli avversari. E invece no. Cioè, noi abbiamo consumato a Cinisello Balsamo il 74% del territorio e si sta ancora continuando a consumare. Se fate dei giri in via Matteotti, in via Bettola, dove c'è lo Shan, dove partirà la triplicazione dello Shan, da 54.000 arriverà a 152.000, sarà uno dei più grossi centri commerciali della, della provincia di Milano. Ecco, allora, la percezione del tanto verde si scontra col 74% di cementificazione e questa è una cosa che fa capire come non sia coerente la nostra percezione con quello che sta accadendo e con la politica che sta attuando il nostro comune. Un altro problema è l'inquinamento atmosferico. Siccome è un inquinamento subdolo, non si sente, non fa puzza, non si muore di inquinamento nel giro di una settimana, ma si muore nel giro di 30-40 anni. Allora, se voi fate un sondaggio sull'inquinamento atmosferico e soprattutto anche sull'inquinamento acustico, che è molto importante ed è molto deleterio per il nostro corpo, la nostra psiche, se voi fate un sondaggio i cittadini diranno che sì, in effetti ci sono un po' di macchine, c'è un inquinamento, però non riescono a dargli un valore diciamo di negatività. Ebbene, noi abbiamo fatto i conti, il Movimento 5 Stelle ha fatto i conti e ha verificato che innanzitutto siamo circondati da strade e autostrade tangenziali, la statale 36, abbiamo la 52 a nord, abbiamo l'autostrada A4 a sud, siamo chiusi praticamente in un trilatero di vie ad alto traffico. Questa situazione, se noi la andiamo a misurare, ci rendiamo conto che a Cinisello Balsamo ogni anno passano 90 milioni di veicoli, 90 milioni, cioè una città di 13 chilometri quadrati scarsi ha sul proprio territorio un'invasione ogni anno di 90 milioni di veicoli, camion, macchine, eccetera. Però qual è il dato anomalo? Che l'amministrazione comunale non ha mai fatto uno screening sulla salute dei cittadini, sulla salute dell'ambiente, non lo ha mai misurato l'impatto di 90 milioni di macchine sulla nostra salute. E quindi abbiamo una percezione anche in questo caso falsata. Pensiamo che ci sia un po' di inquinamento, ma non pensiamo che questo inquinamento ci fa morire e vivere meno. Quindi si viene a Cinisello Balsamo pensando di arrivare in una città verde, poco inquinata, d'altronde è inquinata tutto Milano, cosa ci possiamo fare, dice la politica. La realtà è che a Cinisello Balsamo si muore un pochino di più, in tutto il nord Milano, si muore un pochino di più che nel resto d'Italia. E questo è un dramma che se non viene misurato porta l'amministrazione comunale ad essere inadempiente, perché è il sindaco che è il primo responsabile della salute dei cittadini di Cinisello Balsamo.